emozionante e importante quello che succede stamattina qua, perché negli ultimi anni questa città è stata piuttosto cattiva con le donne, con l'organizzazione politica delle donne, con l'associazionismo, con i gruppi informali. Una città appunto che sembra non aver colto quel cambiamento epocale che già prima del Covid le donne stavano mettendo in campo. Un cambiamento epocale che ci porta da diversi anni in centinaia di migliaia in tutto il mondo a manifestare non solamente il 25 novembre, ma ogni volta che una donna viene uccisa su questo pianeta, ogni volta che una donna viene stuprata, e sappiamo che i numeri sono ormai all'ordine del giorno e sono allarmanti da diverso tempo. Sappiamo anche che il Covid in questi ultimi mesi si sta battendo chiaramente su tutto e tutti noi, ma sulle donne in maniera ancora più forte, perché le donne rappresentano la maggioranza delle lavoratrici in quei settori produttivi che sono più colpiti in questo momento. Le donne rappresentano la maggioranza delle lavoratrici nel settore della sanità, nel settore della scuola, nell'alberghiero, nella ristorazione, nei servizi, e sono quelle quindi che stanno pagando più duramente anche sui luoghi di lavoro. Le donne, secondo l'INAIL, sono quelle che stanno denunciando più infortuni, perché ci contagiamo sui luoghi di lavoro, perché appunto nelle scuole, negli ospedali, il virus corre molto velocemente. In questo 2020 le donne sono quelle che si stanno più allontanando anche dal mondo del lavoro, dal mercato, dai propri sogni, dalle proprie anche aspettative professionali, perché appunto il lavoro da casa si abbatte anche sul tempo che è spesso troppo poco per seguire dei sogni professionali e anche a dedicarsi a quel famoso lavoro di riproduzione sociale che è la cura della famiglia, la cura delle relazioni, la cura delle persone non più autosufficienti all'interno della famiglia, che sono ancora pesi che sono sulle spalle delle donne e che quotidianamente appunto combattono non solo contro la violenza, ma combattono anche per ritagliarsi spazi per noi stesse, per noi, per la cura, per costruire anche dei sogni e dei desideri. Credo che questo progetto sia proprio questo, la lotta di un gruppo che è anche composto in maggior parte da donne, che sta combattendo per avere un luogo che in questo territorio dia spazio ai desideri, ai sogni, che non sia solamente un luogo di assistenza, che non sia solamente un luogo che parla di paura e di violenza, ma che parli appunto di quei percorsi di autonomia che fanno sì che la violenza non ci colpisca più, che la violenza venga contrastata quotidianamente, non solo il 25 novembre. Una casa delle donne in ogni municipio ce l'ha insegnato la Casa delle Donne di Cessiesta, che ha 12 anni e che ancora è occupata e che appunto reclama da 12 anni un spazio come tutto in ogni municipio, che deve essere costruito secondo le sogni, i desideri, le biografie delle donne che in quel municipio ci vivono. Insomma, è chiaro che se avessimo 15 case delle donne sarebbe bellissimo, perché avremmo 15 progetti di autonomia che rappresentano percorsi di autodeterminazione, di libertà, e che sarebbero la miglior cura non solamente contro il Covid, ma anche contro le varie forme della violenza che subiamo sulla nostra pelle. Quindi che si riproducano questi progetti nei territori, che ci siano gruppi di donne che in ogni quartiere dicono: qua ci vogliamo una casa delle donne, in questa casa delle donne ci vogliamo questi progetti, vogliamo questi sogni, vogliamo queste attività. E che in queste case ci siano anche luoghi dove le donne che devono uscire da casa perché vivono violenza possono andare a dormire. A Roma purtroppo abbiamo qualche decina di luoghi dove le donne possono ripararsi in caso di violenza domestica. Sono numeri ridicoli rispetto a quello che ci dice la Convenzione di Istanbul, che parla invece di circa 300 posti. Se noi avessimo 15 case delle donne con altrettanti posti per le donne che devono uscire da casa, perché appunto questi luoghi possono essere luoghi di accoglienza, di cultura, di politiche di genere, questa città cambierebbe completamente volto, completamente faccia, perché appunto significherebbe avere anche un tessuto urbano che tiene conto dei progetti delle donne, della sensibilizzazione contro la violenza, di progetti educativi anche sulle questioni di genere e dell'affettività nelle scuole, che spesso partono dalle associazioni di donne, partono dalle case delle donne. E quindi che appunto che questo sogno si avveri in questo municipio e che si avveri e che parta in tutti i territori. Grazie. My blood.